decimo raggruppamento, i migliori levrieri di Reggio Emilia 2017 saranno valutati dal nostro giudice Mariano Di Chicco, che ringraziamo nuovamente per essere qui con noi. Ed ecco a voi il Greyhound, levriero afghano Saluki, Whippet, piccolo levriero italiano, razze estremamente eleganti, con i diametri longitudinali sviluppati, praticamente nulli diametri trasversali, grande capacità respiratoria perché deve supportare il motore, il cuore, per una corsa molto molto veloce. Sono le razze più veloci in assoluto, sono razze originarie da varie parti del mondo. Saluki e levriero afghano sono le più antiche razze filogeneticamente distinguibili. Il nostro giudice velocissimo ha già preselezionato i tre finalisti. Levriero afghano, originario appunto dell'Afghanistan, caratteristica della razza la forma del piede piuttosto arrotondata e grossa per permettergli di correre anche sui terreni impervi con rocce appuntite. Il mantello molto particolare, con una sola muta nella vita, dove si forma questa sella che è il pelo più corto che vedete sul dorso. È un cane anche da guardia, infatti si dice che sulle tende delle tribù nomadi dei kirghizi che l'hanno selezionato dormisse sul tetto d'estate e all'interno della tenda, proprio perché è sempre stato molto collegato ai compagni umani. Saluki, levriero persiano, razza utilizzata per la caccia alla gazzella. Due varietà, frangiata come quella che vediamo, smooth, senza frange sulle orecchie e sulla coda. Razza molto antica, razza velocissima, insieme al burro sangue arabo e al falco sacro, costituisce la terna di caccia del mondo arabo. Piccolo levriero italiano, razza originaria dell'Italia, abbiamo detto, dove era già presente all'epoca dell'impero romano nel periodo di Cesare. Razza velocissima. Eccellente compagno è il piccolo levriero italiano. Invito sul podio per la premiazione Maria Battilani. All best in group in collecting ring, thank you. Maria, vai pure sul podio per la premiazione, vicepresidente del gruppo Cinofilo. Grazie al nostro giudice Mariano Di Chicco. Al terzo posto il Saluki, secondo posto per il levriero afghano, rappresenterà i levrieri al best in show finale il piccolo levriero italiano. Ed ora siamo pronti per le foto di rito, siamo pronti per la finale di questa esposizione internazionale canina di Reggio Emilia. Siamo pronti per vedere il best in show. Datemi quindi la possibilità di ringraziare tutti gli espositori che hanno portato più di 5.000 cani a questa tre giorni espositiva organizzata dal gruppo Cinofilo.